maghe del cuore. Bene. No. Dunque, la magia è uno degli argomenti della quale mi sono interessata subito dopo che ho fatto astrologia e tarocchi. Mi ci sono interessata in modo classico, quindi ho fatto parte dei percorsi classici che si può fare quando si fa scuola di magia, ma come sempre io e le regole non andiamo d'accordo, cioè nel senso che per il discorso che vi dicevo ieri, dentro di me sentivo che era il percorso sbagliato, cioè non è che io non vado d'accordo con le regole perché in realtà sono molto disciplinata, ma sentivo che era il percorso sbagliato, che quella modalità di muovere le energie non era una cosa che corrispondeva uno a me, quindi non è che dico che è sbagliato in assoluto, ma non corrispondeva a me, non corrispondeva al mio modo di vivere la magia, e ormai avete capito qual è il mio modo di vivere la magia. E non corrispondeva secondo me neanche a questo tempo. E quindi dicevo, non mi corrispondeva, non corrispondeva al mio modo di vivere la magia, non corrispondeva neanche a quello che per me era sentire di questo tempo. E quindi non lo so, ero lì che mi guardavo, ma non trovavo corrispondenza. A un certo punto, quando ho tradotto il metodo Nove Talenti, della quale parleremo diffusamente domani, che corrisponde a questa mappa qua, ma prima della mappa io avevo individuato otto energie di base più una. E qualcuno mi dirà perché più una e non otto, punto. Perché la cosa che ho capito per quanto riguarda la manifestazione, allora, respirate. Fate un bel respiro profondo perché adesso devo dirvi delle cose che sono un po' complesse, quindi seguitemi. Allora, la manifestazione, che cos'è? Ieri vi ricordate quando abbiamo parlato della Aleph, abbiamo fatto quella divisione, il pre-vita e il post-vita, no? Cioè quella parte dove tutto è possibile, il caos cosmico, e poi si addensa quel qualcosa che è diventato quella intenzione, si addensa e si manifesta in un qualcosa di reale, ok? Che poi il processo biologico sia il Big Bang, se è il Big Bang, e poi la divisione cellulare avanti e indietro, ma al di là di tutto questo c'è qualcosa che viene da di là della manifestazione. Quindi se la nostra anima prende un corpo, per esempio, cioè è perché ha scelto e quindi accadono le cose biologiche per un'intenzione. E tutto ciò, prima abbiamo detto che l'umano crea questa cosa qua, nasce in natura, secondo voi? No, è stato l'umano a crearla. Quindi, tolto la natura che ha un suo sviluppo e comunque è sempre un intento divino. Ma al di là della natura, quello che è creato dall'uomo è comunque quello che abbiamo detto, parte di quel processo magico, intuizione, con quello che c'è, bla 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 bla. Benissimo. Allora, quello che io ho capito a un certo punto è che io, come maga, posso creare delle situazioni che poi genereranno qualcosa di diverso. A me piace creare, cioè creare, okay? Mi piacciono i processi creativi, quindi mi piace pensare di poter cambiare le situazioni, cambiare, più che altro proprio creare situazioni, neanche cambiarle, perché a me di cambiarle interessa poco. A me piace proprio crearle, e quindi crearle come? Come piace a me? Beh, ragazzi, io sono egoica, non so voi, però io lo dico, lo ammetto e non me ne frega, cioè lo ammetto con tutta la mia forza e volontà. A me piace creare quello che piace a me, perché dovrei creare qualcosa di diverso? Quindi, quando io seguo delle regole, che quello che piace a me non debba andare in contrasto a nient'altro, magari è pure utile agli altri, beh, dov'è il male se io creo qualcosa che mi piace? Lei ci ha fatto vedere delle carte che ha creato prima,
ci ha fatto vedere, poi ce le farà vedere a tutti quanti. Sono bellissime. Lei sta bene, ha creato qualcosa che le piace, ha fatto un processo creativo. Possono essere anche utili ad altre persone, dov'è il problema? Chi ha inventato le magliette, per esempio? Chi ha inventato il tavolo? Beh, insomma, siamo pieni di cose che sono tutti processi creativi. Allora, una cosa, quando io vi dicevo, vedevo dei simboli, in realtà non è che vedevo proprio dei simboli, io vedevo il movimento energetico che, sezionandolo da un simbolo, quindi se tu lo vedi dalla sezione di quella, chiamiamola, raggio di luce, quando si dice vibrazionalmente guarisco, è perché ogni raggio di luce al suo interno ha delle vibrazioni. Questi movimenti creano in sezione dei simboli. Portate pazienza, acquisite sto dato, poi lo mettiamo. Non ve la spiego proprio, però è così. Cioè, fondamentalmente, se questo è un raggio di luce, dipende se questo ha un movimento così in sezione, mi verrà fuori un'immagine. Ok, se questo raggio di luce, per esempio, è così, adesso ve la faccio, è in sezione, avrà un'altra immagine. Bene, qualcuno di voi ha già visto i codici, quelli che io ho generato. Cosa sono le sezioni dei raggi di luce? Punto. Sono geometra, ribadisco, l'ho già detto un miliardo di volte, quindi io che cosa ho fatto? Ho fatto la sezione di quello che vedevo e l'ho semplicemente reso bidimensionale, sapendo che quello entrava in risonanza con la mia energia. Dopodiché, che cosa ho fatto? Mi sono immaginata, perché ok, però sono tristi, cioè nel senso, ok, tutto bene e va bene usare i codici, perché non più semplice è un'immagine simbolica e più quella in realtà spinge dentro. Ma se io voglio giocare con queste energie, imparare a giocare queste energie, io sono una che si annoia a tempo zero quando mi fai fare le cose troppo Ripetitive. ripetitive. Infatti, quando parliamo anche di questi ragazzini di cui si continua a parlare, che hanno difficoltà, ma semplicemente sbagli l'approccio. Perché se tu a una persona che si annoia con le cose ripetitive, gli continui a porre davanti cose ripetitive, che cosa fa? Le rifiuta, fine. E dopo chiami la DHL, che è quello che ci porta la roba, no, che compriamo online. Ok, torniamo a noi. Chiaro, quindi io mi annoio a imparare le cose in maniera ripetitiva, quindi l'unico modo per me per imparare e diventare veramente brava in qualcosa è giocare. Se io non gioco, non imparo bene. Mi posso allenare, che quello lo so fare, perché quella è un'altra cosa che mi viene bene, però poi star là tutto, tutto, tutto. E voi direte, come fai a imparare tutta sta roba? E in realtà anche là c'è il trucco. Non l'ho imparato proprio in maniera lineare, lineare. Ho usato quella fontana di cui parlavamo prima per scannerizzare i libri, perché anche lì un po' mi annoio. Esistono i sistemi per cui, perché non dobbiamo usarli? Avete visto in questi giorni che di cose ne so abbastanza? E non imparate così, mica tanto. Ok, quindi per me imparare, per imparare è necessario giocare. Tante volte, per esempio, anche quando ero a scuola, okay, quando una materia proprio mi diventava troppo difficile, cosa facevo? Inventavo un gioco su quella materia e dopo imparavo. E poi prendevo 9, 9 e mezzo, tranquillamente. Abbiamo eliminato il gioco dalle scuole. Bravi! Bravissimi. Torniamo a noi. Quindi, che cosa ho fatto? 8 energie. 8 energie perché sono 8 in realtà le macrovisioni terra, acqua, fuoco e aria, che conoscete tutti perché sono le 4 energie che tutti conoscono, io ho intravisto che in realtà si scompongono in altre 2 energie, fondamentalmente, e sono nate le 8 energie di base, quindi sono 8 quelle che
che però cosa succede? Essendoci anche un movimento circolatorio, a un certo punto ci sono due energie che tendono a cozzare, cioè la prima e l'ultima, e queste, in questo movimento di, diciamo, di incontro-scontro si genera il cambiamento, cioè una cosa, un'energia tende ad andare avanti finché non incrocia qualcos'altro e in quell'incrocio si innescano, vanno a innesco due energie che sono queste. Queste due creano l'esplosione. Nasce la nona energia, farà. Che adesso vediamo, sono le 8. Io le ho immaginate come cosa? Come maghe, visto che a me piacciono le maghe, come potevo immaginarle se non come maghe? Le ho immaginate come delle maghe. Perché? Per leggere, per divinazione, avete capito ieri che non è il mio modo di ragionare. Il mio modo di ragionare è che io attraverso l'uso di queste carte imparo a manipolare queste energie, poi con arte magica e magia, cioè con magia creativa abbiamo imparato qualcosina delle nostre capacità extrasensoriali e con arte magica andremo finalmente a mettere insieme tutte queste informazioni e inizieremo a manipolarle veramente. Ma se io le ho allenate attraverso l'uso di queste carte, io le ho già impresse in me. Allora andiamo a conoscerle. Qualcuno non le conosce di voi? Ok, Io non le conosco. allora andiamo a conoscerle. La prima energia è l'energia fuoco che io ho chiamato Uzka. Da dove vengono questi nomi? Dalla mia fantasia. In realtà, dalla vibrazione che io sentivo di queste energie. Uzka! Sentivo una cosa che risucchia e una roba che butta fuori. Quindi io ho dato, anche se musicista, un suono a una cosa che io intuivo. Ho cercato di darmi un suono. Punto. Uzka. Perché gli ho dato un suono? Prima cosa abbiamo detto? Abracadabra. Quindi, Parola che se io do un suono che corrisponde a questa vibrazione, è già una parte di un codice. Quindi, energia fuoco, Uzka. Che cos'è? È il fuoco. Lei accende. Vedete che già così lei accende. Lei è un'energia. Ah, poi è una gnocca, ce l'ha disegnato benissimo. No, la vedete e già la sua postura vi dice, intanto è orgogliosa, no? È orgogliosa, ha una postura orgogliosa, la sua postura è dritta. Io disse all'illustratrice, io le ho disegnate prima a mano, potevo portarle via effettivamente, le ho disegnate io in primo luogo con la mia modalità adolescenziale di disegno e non ho una capacità chissà cosa, però le avevo già immaginate io e poi ho parlato con Lara Breda, l'illustratrice che le ha poi messe in le ha disegnate in maniera bella, ok, bellissima direi, e lei le ha dato forma. Io dicevo appunto le mani in su, perché secondo voi ho chiesto che facesse le mani in su? Per prendere energia sì. o per Ma portare pensiamo energia. Sì. Abbiamo fatto prima due esercizi perché questo è sicuramente uno dei movimenti che fa Uzka, no? È chiaro. Quindi le mani in su e poi qui si intravede perché in queste prime carte c'erano gli animali, della quale ogni maga ha un animale e uno spirito guida. Perché? Perché l'energia ha sempre tre livelli di energia. Uno più denso, che io ho immaginato come l'animale, uno medio, che è quello dove posso agire per compiere la magia, e uno più alto, che è vibrazionalmente più sottile e lì non sono nella possibilità di agire. Lì siamo a livello intuitivo. Lo spiego tutto poi nel corso, sono cose, cioè il corso di Maghe del Cuore, primo e secondo livello, è già disponibile, perché è un po' complesso, cioè ne
Nel senso che io attraverso queste immagini e i giochi che faccio fare insegno però tutta una serie di cose che sono in realtà fisica quantistica fondamentalmente, cioè senza che ci giriamo tanto intorno. Okay? Però giocando è molto più semplice, perché se io devo spiegarvi fisica quantistica con tutta, magari facciamo fatica, giocando invece ci viene. Quindi, Uzka, fuoco. Abbiamo un livello denso di fuoco che ovviamente sarà un livello dove un'energia è potente, infatti abbiamo l'orso. Ok? Un'energia potente, ma l'orso ci racconterà tantissime cose perché ho scelto degli animali che rappresentano molto di questa energia, non è mai così banale un'energia. Perché in realtà il fuoco scalda. Se voi pensate la sensazione più calda che potete immaginare non è neanche quella del fuoco, è quella dell'abbraccio. L'orsa, d'accordo, l'orsa, infatti, l'orsa, la femmina, è estremamente materna, calda, riscalda. Poi però la contropartita della mamma orsa va vicino ai figli. Ciao! Ok, cioè ci siamo. Questa è esattamente l'energia che ci racconta Uzka. Nella modalità maga io posso agire a livello magico, perché mentre quando sono nella modalità densa, la densità si è già manifestata. Quando è manifestata, la densità è manifestata. Io posso agire sempre a livello leggermente precedente. Ma lo spiego, tranquillo. Non scioccato. Quindi nella modalità energetica centrale lì posso agire e poi ho la parte invece sottile che lì è tutto un lavorio di che cosa significa, cioè nel senso che lì abbiamo delle energie sottili che portano delle intuizioni di un certo tipo e mi danno degli input di un certo tipo. Quindi imparando a utilizzare tutti i gradi di vibrazione riesco a muovere l'energia seriamente e non in maniera immaginativa e basta. Quindi abbiamo la nostra Uzka. La seconda maga, che poi rivedrete tutte in tutta un'altra versione domenica. Molto diversa da questa. La seconda maga che andiamo a conoscere è Issa. Issa è la maga del gelo. Issa va vista così in realtà. Lei sta dormendo. Allora, intanto la vibrazione. Issa. Ok? È una vibrazione dormiente, ok? Ma dormiente, è una lenta, molto lenta, lei rallenta. Allora, è la maga del gelo. Perché ho immaginato questa energia come maga del gelo? Perché mi sono ricordata l'effetto della neve quando vedevo questa energia, no? Perché io vedevo questa energia fare così e smorzare le altre energie, no? E quindi dicevo, cos'è che fa così in natura? La neve arriva, si appoggia lentamente, tra l'altro lasciamo stare le nevicate, quelle strane che abbiamo negli ultimi anni, però in teoria il fiocco di neve come fa? Così arriva, si appoggia e crea quello strato che non uccide, perché la neve crea lo strato che non uccide. Quello che non deve uccidere, perché quello che deve uccidere, giustamente, lo uccide le zanzare, per esempio, neve, quest'inverno, mi raccomando. Ok, cioè, quello che non deve uccidere, non uccide. Gli alberi restano in vita, tutto quello che è sotto la terra resta vivo, no? Però dorme. Ed è fondamentale per il ciclo vitale, no? E quindi questa energia che cosa fa? Spegne il fuoco, spegne il movimento. Lo rende lento. Quando per esempio facevo ancora attività a tu per tu, ma lo faremo soprattutto con corpo, dolore, anima e con Issa in particolar modo,
faremo degli esercizi per rallentare il nostro corpo, proprio rallentarlo. Quando vi sentite accelerati, avete presente quando avete quelle settimane dove dovete fare 100.000 cose e iniziate anche a parlare più velocemente perché... chiaro? E ci sentiamo così. Bene, faremo degli esercizi per rallentare il corpo, proprio rallentarlo da dentro. Se noi impariamo a rallentare il corpo da dentro, il corpo si spegne, fra virgolette, e noi possiamo riposare, altrimenti non ce la facciamo. Quindi, essa porta questo... questo tipo di energia. Il suo animale è un'anaconda. Poi è lunghissima la spiegazione di Issa, cioè la, per esempio il corso primo livello dove lavoro solo, cioè dove parlo solo delle maghe, c'è tutta una simbologia dietro queste maghe, perché ci sono tante cose da sapere anche dietro. Issa per esempio ha a che fare con i bambini, con l'infanzia, con la parte di noi bambina che non è ancora, che, perché deve ancora germinare tutta una parte di noi, quindi ha a che fare con tutto questo, chiaro? Quindi ci sono tanti discorsi da fare dietro queste simbologie. Comunque l'anaconda che cosa fa per mangiare fondamentalmente? Stritola, stritola, cioè il suo modo di portare a casa è stritolare, e questo ci racconta un po' come, però allo stesso tempo quando poi mangia, no, sta tranquillamente, mangia tutto intero, poi sta là un tempo infinito a digerirsi le cose. Quindi la parte materiale di questa modalità è, fra virgolette, una lentissima digestione di qualcosa, quindi parla di riparazione, per esempio, ok? Parla di, della necessità di stare magari fermi per un lungo tempo per riparare quello che non deve essere. Vi faccio un esempio di questa energia che è importante, perché a volte no, succede che la peschiamo come energia, quando per esempio ci sono delle persone che mi dicono: Madonna, in sto periodo pesco sempre Issa, perché? Perché pesco sempre Issa in certi momenti? Perché probabilmente la mia energia chiede di, che io mi fermi, che lasci il tempo di riparare quello che è successo. Facciamo un esempio, vi faccio un esempio pratico, no? Ho incontrato una persona con la quale le cose nella mia vita sentimentale non sono andate bene. Basta, finisce la cosa. Incontro un'altra persona, cioè mi metto subito alla ricerca di qualcun altro e l'altra cosa non va bene. Dentro di me intanto si sta acuendo, vi ricordate che ieri parlavamo delle stratificazioni del dolore, la frustrazione, eccetera, eccetera. Stessa cosa possiamo immaginare con provo un'attività imprenditoriale, non ho imparato la lezione, ne provo un'altra volta, un'altra, e continuo e stratifico, a un certo punto qualcosa in me si blocca. Qualcosa in me si blocca ed è il mio sé superiore che mi chiede, non mi chiede, mi obbliga, fortunatamente per me, a stare fermo. Perché se io non ho ancora capito di stare fermo, ci pensa l'universo. E quindi che cosa succede? La mia vita si ferma e non accadono più cose. Per fortuna mia. Non mi si dà più l'opportunità. Ma perché la mia vita è così bloccata in questo periodo? Molto probabilmente ne hai fatte abbastanza prima. L'anaconda che digerisce con tanto tempo qualcosa che va digerito, che ha necessità di tempo, di digestione. Quindi quella neve che si stratifica sopra qualcosa che richiede di essere riparato, a cosa serve l'inverno? A riparare gli attrezzi. Le piante si riparano durante l'inverno, togliendo tutta la parte, quella di produzione, pensano a riparare le parti, fanno... L'inverno serve anche a buttare giù le parti che non servono, rompono, fabbrica, nel mentre gli animali non usano le energie perché si fermano. Chiaro? Quindi questo è l'energia. Sentite che anche solo parlandone ci fa venire sonno. Lo spirito guida di Issa, beh, non avevo detto che lo spirito guida di Uzka era Ezach, cioè l'araba fenice, che
cosa fa la roba felice? Risorge, quindi era chiaro. Poi Uzka parla proprio anche come energia dello Spirito Santo. Spirito Santo che è un'energia che non viene capita quasi mai, perché viene descritta come qualcosa di... che invece è un'energia che ha una grandissima capacità di coraggio, quindi infonde un coraggio che non ti fa temere la morte. E sul discorso morte con Uzka c'è molto da dire, perché effettivamente tra vita e morte il filo è sottilissimo. E sentirsi vivi è una questione cellulare. Quante volte siamo vivi e non ci sentiamo vivi? Eppure. Issa invece rallenta tutto, ma è diverso. È una vita che scorre lenta, sottile, ma lì invece la vita è quasi preservata. Cioè evito di portarmi in una situazione che mi metterebbe a rischio, ok? In questo caso, come animale guida, abbiamo la marmotta. La marmotta sapete cosa fa? Beh, questa è vecchissima, dovreste saperlo. La conosco. Si costruisce la casa. Si costruisce la casa, ma soprattutto va in letargo ed è quell'animale che determina l'arrivo dell'inverno. Perché sa istintivamente quando è. Quando è veramente la primavera? Si dice solo quando esce la marmotta è veramente primavera, perché a volte per esempio fa quell'attimo di caldo, poi nevica, fa gelo di nuovo, la marmotta non è uscita, la marmotta esce quando è veramente primavera. Quindi lo spirito guida di Issa dice devi sentire dentro quando è il momento di riprendere in mano le cose. Impara a sentire dentro. Georia, Georia, c'è proprio un andamento rotondo, no? Quindi qui abbiamo gli anelli, qui abbiamo la maga degli anelli, cioè che cos'è l'anello? In realtà io quello che vedevo era una sorta di incontro, era l'asola, l'energia quello dell'infinito. Quindi l'asola, cosa fa l'asola? Fa incontrare due energie. Tanto a caso non vedranno mai. Fa incontrare due energie, dove qua? Ti incontro, anche la nostra modalità italiana, ti incontro e ti do la mano, no? Guardate che bel gesto. Ti incontro e ti do la mano. È un incontro, due anelli che si incontrano. Quel darsi la mano è creo una connessione con te. Non abbiamo fatto un esercizio che potremmo fare dopo, che è quello di mettere mano su mano e sentire l'energia che scorre. L'energia. Quando io do la mano a una persona, in realtà sto avendo un approccio energetico a questa persona. Allungo la mano. Avete visto prima, abbiamo fatto l'esercizio di attivare questa parte. Voi provate a immaginare quando diamo la mano che grande atto energetico in realtà stiamo facendo. Ricevendo e dando energia all'altro. È un gesto, a mio avviso, meraviglioso. Quindi è bella come che poi è diventata formale antipatico come poche robe al mondo. A me piace quando do la mano anche avere l'atteggiamento del viso, piacere. Che cavolo, cos'è? Pure adesso che te la danno un po' mia, che robe. O qualcuno che te la stritola. Sì, beh, quelli anche. Che te la stritolano anche, ci avranno l'orso di Uzka attivato. Quindi Georia è un'energia di incontro, è un'energia di connessione ed è un'energia estremamente leggera. Quando faremo, per chi con me farà sia corpo, dolore, anima che arte magica, vedrete i movimenti di Uzka, sono estremamente divertenti. Cioè, con Georia ci divertiamo un sacco, perché c'è proprio... il divertimento, se voi pensate l'incontro, quando è che ci divertiamo? Ci divertiamo a casa da sola guardandoci allo specchio? No.
Quando è che ci divertiamo? Quando incontriamo l'amica di merende o l'amico di merende, come si dice a casa mia, si inizia a far casino. È lì il divertimento, l'incontro, la connessione. Quindi è la scintilla, incontro te e fu, accade. Ma qui l'energia è molto diversa da quella di Uzka, nonostante sia molto movimentata. Qui è un'energia che ha più a che vedere all'energia elettrica. Però vorrei, avete presente quando sta per fare temporale che sentite quell'energia lì? Questa è quella di Veolia. È proprio leggera, ma allo stesso tempo estremamente potente. Perché voi pensate, scatenate tu, scatena tuoni, fulmini, insomma, è esattamente niente. Lei infatti è la maga della legge dell'attrazione. Quindi nel nostro friccicorio così, tutto bene, ma quando poi l'attivo seriamente, questa richiama legge dell'attrazione. Abbiamo detto che è la connessione, ma noi abbiamo connessione orizzontale. Vi ricordate, ieri abbiamo fatto i movimenti orizzontali, ma c'è anche, vi ricordo, la connessione verticale, che se io metto in gioco questa fontana qua con le mie N possibilità, attivo Veolia in questa posizione qua e io aggancio N possibilità, quindi non è più solo un'intuizione, ci porta un'energia elettromagnetica, magnetismo, polo positivo e negativo. Sappiate che le maghe hanno i poli anche, ma non vi preoccupate, rilassiamoci, non ce la possiamo fare, vi assicuro. Perché ho preferito dividere tutto in parti, perché altrimenti uno va fuori di cranio, sono tante le cose da capire, però non importa, se noi le giochiamo diventa tutto molto più semplice. Quindi Veolia ha questa modalità e attrae a sé. Come vedete ha questo animale che è la volpe. Perché? Furba. Quindi questa connessione è furba ed è bella però anche, no? Cioè quella che cosa fa? Qual è la furbizia della volpe? Che ti ammalia. Quindi Veolia in qualche modo come fa a mettere in atto ciò che lei desidera? Non lo fa con la forza fisica. Uzka sposta le montagne, chiaramente. Issa? Lei? Amalia. Donna, uomo, come affascinanti. Quando si dice Madonna che affascinante sta persona, no? Chissà, te la racconta? Infatti, circuisce un effetto negativo, però attira. Certo. No? Adesso io in questo momento mi sto in qualche modo facendo amare tutto quello che stiamo facendo, spero, insomma, dovrebbe funzionare così, no? E come faccio a farlo? E io sono una geoida. Scusate. Avvaliando. Cioè, no, voglio dire, è chiaro, no? Che se tu, per esempio, abbiamo detto prima, possiamo raccontare le cose in maniera e ci rompiamo tutti e boh. Se invece le raccontiamo in questo modo qua, non diventa tutto molto più divertente. Guardate che stiamo dicendo, se riguardate tutto quello che abbiamo detto in questi giorni, il numero di informazioni che state ricevendo è infinito, ma lo stiamo facendo con leggerezza. Spirito guida di Veolia è l'uccellino. Che cosa fa l'uccellino? Vola, poi canta. Canta e quindi comunica, comunica a livelli molto più alti. Beatrix, questa è l'energia del seme. Abbiamo parlato il primo giorno dell'energia del seme. Quindi qui abbiamo che cosa? Abbiamo, io la chiamo la cantina piena, no? Abbiamo qualcosa di, abbiamo tanta roba contenuta in un qualcosa che finché non esprime ciò che doveva esprimere, potrebbe rimanere inattivo, inespresso. E infatti chi porta l'energia Beatrix spesso
sente di avere un sacco di capacità, ma dice, ma mi pare di non avere compiuto niente, perché abbiamo detto che quell'albero è diventato albero dopo che il seme è finito per terra e che ha iniziato a germinare, è cresciuto, ha fatto le foglie, ha fatto anche i frutti. Quindi una energia Beatrix potrebbe non sentirsi mai soddisfatta di sé finché non ha visto i frutti di ciò che doveva far fruttare. Come animale abbiamo la leonessa, che la leonessa parla del branco. Quindi è chiaro che Beatrix inizia ad essere un'energia sociale, lo abbiamo visto già con Georgia, no? Mentre Uzka e Issa sono energie semplici. Georgia e Beatrix iniziano a parlare di socialità. Quindi qua iniziamo ad avere a che fare con gli altri, e quindi il branco. Quindi anche qua ci sarebbe sempre tanto da dire, il seme, dove finisce, in che terreno, gli alberi intorno, permettono, non permettono, quanto ce n'è da dire su ogni cosa. Lo spirito guida di Beatrix è sempre un animale da branco, quindi abbiamo l'elefante, che non si vede qua, ce l'abbiamo in queste carte qua, dopo ve le faccio vedere. Quindi abbiamo l'elefante, ok? L'elefante che è un animale da branco, e però l'elefante è un animale di grande protezione. E del resto Ganesh, che è uno degli dei, cioè delle divinità indù, perché l'elefante porta un'energia di grande protezione, protegge il branco anche in maniera abbastanza importante, ok? L'ho acquisita come Fresia. Capello lo dice. Fresia è l'energia adolescenziale, quindi mentre Issa è l'energia bambina, Fresia è l'energia adolescenziale. E Fresia è la maga dei fiori, del fiore. Quindi qui la cosa della quale da osservare è la radice. Il fiore in genere ha una radice piccola e una grande corolla. Quindi l'espressione di Fresia necessita proprio di questa espressione e deve avere una sua manifestazione nel mostrare, perché è la sua funzione, la bellezza, la capacità di abbellire, di divertire, di rendere più bella la vita, più leggera, più comica, più quello che è. È la sua funzione. A cosa serve un fiore? A renderci felici, vediamine, a cosa serve? Cioè, no, poi va bene, l'impollinazione, tutto quello che vogliamo, però ragazzi miei, è comunicazione, è erotismo, è il desiderio di stare con gli altri. No, diventiamo tutti dei morti, ma grazie anche no. Però alla radice piccola, quindi chiaramente vivrà sempre l'instabilità e via di seguito. Suo animale, l'animale è l'ape, che in questo caso ci porta nell'energia del fare, diciamo compulsivo, ok? Quello che, io adoro le api e secondo me sono veramente delle grandi, cioè sono fondamentali poi tra l'altro, no? Però in questo caso l'ho presa come esempio di lavoro allo sfinimento. Voi pensate che veramente le api arrivano a lavorare allo sfinimento, no? Quindi quando è che noi perdiamo la nostra leggerezza? Quando ci dimentichiamo di quello che non è il quotidiano, e lì perdiamo tutta la leggerezza della nostra frase. Spirito guida invece la farfalla, che però vi ricordo che la farfalla acquisisce quella sua bellezza e leggerezza attraverso che cosa? La trasformazione. Trasformazione dolorosissima, tra l'altro. Andiamo in Jasmine. Jasmine, l'energia dell'albero. Abbiamo appena parlato di Fresia, abbiamo appena parlato delle radici di Fresia.
Jasmine, invece, che cosa ci racconta? È molto radicata. L'albero ha più radici di quanto ha la chioma. Quindi ci parla proprio dell'energia contraria, quindi è il radicamento e poi ha questa espressione di grande potenza, di grande stabilità, tra l'altro protegge gli altri, ma qui l'abbiamo disegnata con una, questa è una gnocca imperiale, tra l'altro la Lara ci ha dato proprio dentro qua, quando le ho detto mi fai una danzatrice del ventre che, allora anche qua abbiamo le mani sono così, no? Perché abbiamo proprio la forma dell'albero, ma il ventre, quindi qual è l'energia magica di Georgia? La stabilità, la flessibilità, la capacità di essere stabili però nella flessibilità, nella capacità di sapersi muovere nella vita. Quindi non è staticità, è un'illusione di questo piano materiale. Noi non siamo mai ancorati a niente. Pensiamo di avere mille stabilità, è un'illusione. E è proprio lei che ci viene a raccontare questa cosa qua. Infatti il suo animale è l'aquila, che in questo caso, l'aquila, sapete, è spesso uno spirito guida invece. Io invece l'ho voluto usare come animale. Perché? Perché l'aquila è un rapace, guarda le cose dall'alto, ma io l'ho vista come la voglia di fuga. Cioè, quando io sono troppo carico di responsabilità, questo spesso accade a Jasmine, che cosa faccio? Mi girano i 2 minuti e fugo. Tempo zero, sparisco dai radar. E l'aquila è uno degli animali, cioè uno degli uccelli che riesce ad andare più in alto di tutti. A sparire questo si sposta. Si sposta. Molto spesso Jasmine sopporta. Ciao. Ciao, punto. Quindi ovviamente Jasmine cosa dovrà fare? Sopporta. Punto di domanda, sopporta. Punto di domanda, sopporta. Ok, sopporta. Punto di domanda, ci dovrà fare così. Okay. Che numero è? La 6. Il suo spirito guida di Jasmine. Qual è? Mi stai dicendo tu? Dai, dillo. Ho avuto un blocco, non mi ricordo niente, perché mi è venuto l'ansia di questo sopporta, l'ho entrato qui, capito? Ce la faccio, ma è bloccato proprio con quella parte cardiaca. È il cavallo, Esmin. È il cavallo. Allora, perché il cavallo? Il cavallo ha 4 zampe, giusto? Però corre. Si sfoga, quindi sì, ma anche no. È di branco, ama il suo branco, però tolto quelli che sono stati domati, eccetera, eccetera. Voi guardateli in natura, a loro non li becchi mica. Si fiondano. Si fiondano, che è un piacere. Stanno vicini tra di loro, si aiutano, però. Quindi stabilità in grande movimento. Peonia. Peonia. Allora, Peonia è una maga potentissima, okay? Ha una potenza infinita, ovviamente per applicare la sua potenza infinita deve farsi un giro giù da Caronte e parlare. È la maga dell'acqua, l'acqua sappiamo che trattiene le memorie, quindi l'abbiamo detto ieri, cosa dobbiamo fare noi con le nostre memorie? Trasformarle. Ripulire tutto ciò che non ci serve, lasciarlo andare, lasciare fluire. Su Peonia possiamo stare 8 milioni di anni, ve l'assicuro, è la guaritrice. Cioè, voi pensate all'acqua stagnante cosa fa?
Puzza e basta. E anche marciscio. Capite bene, se voi pensate al vostro corpo. Quindi, Peonia, lei comunque è, se la dovessimo equiparare a una dea delle conosciute, Ecate, guardate, ha praticamente un portale, no? Ed è il portale che porta dove? Vesica Pisis, vagina, anche detta la morte. Chiaro? Quindi è chiaro che attraverso queste sofferenze io faccio morire parte di me, ma le trasformo. E in realtà questa è una delle maghe più trasformatrici, più curatrici e anche che ti fa fare i salti in avanti. Ok? Qui iniziamo ad essere nelle maghe un po' più complesse, cioè ne avremo da parlare. Il suo animale, non spirito guida, è il lupo. In questo caso io l'ho preso come animale in quanto mi parla dell'aggressività che mi fa, che incontro quando soffro. Il lupo solitario, ne avrete sentito parlare, cioè ne avete sentito parlare, quando viene cacciato dal branco, è un lupo che poi si deve ricreare un branco, in qualche modo si deve difendere perché viene attaccato, insomma c'è tutto. E nel momento in cui io mi sento staccato, in qualche modo mi sento escluso dalla vita, mi sento, vengo attaccato, vengo, poi mi succedono tutta una serie di cose. Spirito guida, abbiamo il corvo. Il corvo, che molti dicono, ma come? È un animale, ma va, è un animale, è uno spirito civetta, cioè nel senso che è, sono gli allacciatori dei mondi questi, gli animali che in qualche modo hanno un sentire rispetto alle energie sottili, compresi gli spiriti. Quindi è chiaro che hanno questo tipo di capacità. Tra i due mondi, però ragazzi è perché l'umano ne ha paura, mica perché, ma il guaritore tra un mondo e l'altro ci deve girare come se fosse, cioè vado in piazza Dante e vado un attimo giù a vedere se qualche morto si è fermato, cioè, deve essere uguale per un guaritore, quando se qualcuno ha fatto qualche corso serio di sciamanismo, quando si parla del viaggio dei mondi di sotto, mondi di sopra, eccetera, eccetera, c'è tutto un lavorio, che poi il sciamanesimo non è solo un determinato, c'era anche qua in queste aree, che sappiatelo, che i nostri predecessori conoscevano i vari mondi, cioè nel mondo, chiamiamolo celtico, per dargli una sua connotazione, quando i celti in realtà sono una parte e sappiate che ogni area aveva una sua identificazione, però in quel periodo storico in cui c'era questo tipo di conoscenza, c'erano i cosiddetti nove mondi. Li conoscevano. Ragazzi, che vogliamo dire? L'acqua, l'ultima energia semplice, anche se qua di semplice non c'è più niente, e poi andiamo alla nona. L'acqua. Lei è una sirena. Allora, lei io all'inizio l'avevo chiamata la maga del parassita, però me l'hanno sbocciata subito. No, che poi la gente dice che non gli piace il parassita. Ragazzi, a parte che il parassita è fondamentale in questo mondo perché dobbiamo morire. Comunque l'energia che io vedevo onestamente erano vermicelli, per cui cosa dovevo pensare? Poco da fare, quindi me l'hanno bocciata. Allora, per trovare un sistema più politically correct, gli abbiamo dato la maga dello specchio. Perché? Perché in realtà nell'osservarmi bene, nel focalizzare bene, riesco a vedere il mio parassita interiore, della quale non possiamo più parlare, non è vero, parliamone, però non la nominiamo così. Ecco. In realtà il parassita è fondamentale. Cioè, fa parte della vita. Ragazzi, se non avessimo i nostri germi nel corpo, non saremmo neanche vivi. Cioè, voglio dire, ma perché ne abbiamo paura? Vabbè, e poi, a proposito, l'abbiamo visto sempre nel periodo
che abbiamo nominato tante volte, no? Quanta paura fa tutto quello che è un attimo fuori dall'ipersterile, no? Detta così. Però ragazzi, sono cose che esistono, quando è che hanno anche una loro funzione, tra l'altro, cioè che dopo questa umanità e la terra abbia squilibrato tutto è un altro paio di maniche, ma ha il suo perché, cioè comunque deve portare a morte il parassita, è la sua funzione. Guardate che voi comunque bevete roba che è passata per i parassiti, il vino. Cioè, cioè ragazzi, quindi allora lei che cosa parla? Parla dei tagli che dobbiamo fare nella nostra vita quando arriviamo a fine ciclo, molto semplicemente, niente di più niente di meno. Perché ho messo la sirena? Perché da un lato c'ha questa coda bellissima che mi ricordava il parassita che vedevo, e poi la chiamata. No, più che altro nelle storie antiche la sirena era colei che comunque ammagliava. Con cosa? Col canto. Con il canto. Lei ci parla dell'illusione, ragazzi. Quindi noi, vi ricordate ieri quando vi dicevo le domande sciocche che potete fare al pendolo, per esempio, no? Ecco, l'illusione, lo specchio. Specchio, specchio. Chi è la più bella del reame? Vedi, dovrebbe essere lei, invece Bru dice che sono io. Allora, è entrato nell'energia, ha detto no. Quindi, l'illusione, quando io mi illudo di essere ciò che non sono, quando io mi illudo che sta accadendo ciò che non è vero, quando io bla 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 bla, lì apro le porte al parassita, il parassita viene dentro e fa il narcisista, no, il narcisista, impara che sei te che richiami tutta una serie di robe. Punto. E continua ad avere problemi di virus, di questo, di quello, di quell'altro. Ma chi è che stai dando retta e qui non dovresti dar retta? Perché facciamoci delle domande, diamoci delle risposte. Lei, se vi viene fuori, vi dà delle segate così. Quindi, o se dovete allontanare qualcuno, come abbiamo detto ieri con i tarocchi, ve la mettete nel comodino. Oppure avete qualcuno di molesto, molesta al lavoro, mettetela sotto la vostra postazione di lavoro. Poi ragazzi, usiamo la magia. Ultima maga abbiamo Farà, che è l'extraterrestre. Abbiamo detto gli animali di là. Piranha io lo adoro. Sto facendo dei fumetti con un piranha che si chiama Coso. Me lo devo far vedere. È bellissimo. Coso muore sempre, comunque non importa. Allora, il piranha come funziona in natura? Il piranha è intanto un pesce da branco e comunque quando si deve nutrire, nutre senza porsi il problema di come. Cioè, tipo, tu metti una gamba, non è così perché in realtà non è che tu metti la gamba in acqua e il piranha inevitabilmente ti mangia, che sia chiaro. Non funziona così perché deve essere il momento in cui mangia. Però potrebbe succedere. Detto questo, se tu ci piazzi dentro una gambina, non è detto che la tua gamba torni fuori con tutti i muscoli. E il piranha non si pone il problema che tu provi dolore per questo. Quindi racconta due cose. A volte devo far male. Punto. Cioè, se io taglio una cosa, se io vado dal chirurgo, se non mi fanno l'anestesia, vogliamo vedere se non ti fa male. Ma anche quando mando allontano una persona o qualcosa che non mi fa bene, potrebbe far male. Allora, pace. Dimmi. Ha a che fare con i sensi di colpa anche. Certo. Ci sono le catene spezzate, bravo. Poi, altra cosa importante però è che potrebbe anche raccontarmi di un modo non empatico di agire. Quindi ci sono quelle persone che fanno male senza
porsi il problema che stanno facendo male a qualcuno. Quelli che adesso vanno di moda a dire che sono i narcisisti patologici, che poi, cioè che è anche un periodo in cui questa cosa un po' si è creata, però abbiamo detto prima, se tu sei poco empatico e mi vieni verso e inizi a trattarmi in maniera ciao, capito? Si usa il sistema semplice del taglio, ciao e buonanotte, l'acqua ce ne segna. Spirito guida di l'aquila manta, perché? Perché nuota e vola. Perché? Nuota e vola. Quindi va sotto, può andare anche sotto. E quindi lei ha la visione, prima di tornare sotto, prende da sotto e da sopra. Ma viene fuori in base alla data di nascita, alla somma della data di nascita. Sì. Che bella sorpresa oggi. Hai l'aquila? No, c'ho figlio e ex compagno. La tragedia. No, ma hanno, loro sono visionari e sono anche dei grandi artisti, se entrano bene nella loro visione. Appunto, ma se la... Se non c'è... Prima abbiamo parlato. Ma se dopo, non so se sei iscritta o se lasci l'indirizzo, ti arrivano tutti, tutti i video. Farà ultima energia, l'extraterrestre, ok? Allora, io l'ho chiamata il sabotatore, anche qua hanno tutti quanti un po'... Adesso la chiamiamo l'extraterrestre, però per me la sabotatrice rimane. Cioè, nel senso che lei, che cosa viene a fare? A dare il cambio giro. Quindi quando è finito un ciclo, arriva lei, piazza una bomba e ciao. Una bombarola, cioè. Una bombarola. Ok. Prima vi ho detto come si innesca, in realtà si attaccano due energie, ok? Sì, perché non tutte le energie vanno proprio d'accordissimo. Uzka e l'Aku assieme, ragazzi, tu, una bomba, capite? E infatti nasce Faratta questo. Quindi lei fondamentalmente ha la funzione di far cambiare giro alle cose, quindi lei porta cambiamento, ma anche la visione di quello che non funziona. Ecco, allora, queste sono le nostre nove maghe. Animale e spirito guida. Allora, l'animale di Farà è un daptiro, adesso non mi viene retto daptilo, insomma, cioè, quello là che Pterodattilo. Pterodattilo, sì, non mi veniva la parola, scusate, cioè quello che vola preistorico. E vi dico anche che il suo animale, cioè lo spirito, quindi l'animale è questo, lo spirito guida invece è un grifone. Quindi abbiamo due animali che nel qui e ora non ci sono. Ma cos'è la manta? La manta è di là. Nel qui e ora non ci sono, perché? Perché abbiamo detto che lei è un extraterrestre, quindi da un lato pesca nell'iper passato, da un lato è proiettata in molto altro. Quindi lei è fuori da questa vita e porta, si innesta con un'energia che non è quella di questa vita. È il caos cosmico poi alla fine. Gli dai il numero 9? 9. Bene, quindi queste sono le nostre nove maghe. Nel corso Maghe del Cuore numero 1 impariamo a conoscerle meglio e iniziamo i primi giochi. È fondamentale giocare tanto con le maghe, veramente, ma nel senso che quei giochi che noi facciamo, giochi che sono letture alla fine, no? Ma sono giochi, se voi decidete di fare corso Maga del Cuore, primo livello, secondo livello, non lo dovete fare tanto per leggere, anche se adesso facciamo una piccola lettura, ve la faccio con le Maga del Cuore di secondo livello. Qui ci avete tutto, avete non solo le maghe, avete gli spiriti guida, gli animali, le quattro sfide e la carta destino. Quindi, nelle maghe, allora, maghe del primo livello, impariamo
abbiamo queste 9 maghe qui, formato grande, e impariamo, iniziamo a maneggiarle, vanno proprio maneggiate, ok? Quindi vanno fatte le letture e le maneggio, e le maneggio, e le maneggio, perché guardate che le loro immagini entrano, sono state fatte apposta. Quindi le maneggiate, le maneggiate, le maneggiate, intanto assorbite. Le maghe di secondo livello, intanto il corso inizia a diventare un po' più complicato, mi avete sentito darvi qualche input e poi si va un pochino più dentro. Io dico un pochino più dentro, Anna Rita mi ha detto che l'ha dovuto riguardare non so quante volte. A me sembra sempre di essere leggera, poi. No. Mi smentiscono costantemente. Jessica, anche tu. Vabbè. Sì, io non lo so, non mi percepisco da questo punto di vista. No, bisogna digerirle. Sono cose che vanno integrate piano piano. Perché sono tanti concetti tutti insieme. Poi per te magari sono già integrati, quindi li voli. Chiaro. Persone che ne devono integrare ci vuole tempo. Bene. E quindi avete capito, non vi dico, a maggior ragione le maghe di secondo livello, giocatele tutti i giorni, cioè proprio prima le uno, non passate dall'uno all'altro se non avete integrato bene le prime, e poi il secondo, perché nel giocarvele così, quando poi andiamo a fare gli esercizi, voi le avete già assorbite, e le avete assorbite giocando, che è molto meglio. Giocando che vuol dire che tu ti scegli una carta. Ti scegli una carta, ma per esempio... Sì, ma anche nella... Allora, tenete conto che l'interpretazione per impararle non è necessaria. Cioè, nel senso, allora, ovvio che tu... Cogliere dei flash. Ovvio che tu necessiti di avere l'interpretazione. Cioè, tu apri... Adesso io... Eccola là, subito. Carta destino. Questa interpretata. È ininterpretabile, tra l'altro. Vabbè, allora, sotto fondo mazzo abbiamo Issa, vuol dire che tra un po' il destino arriva, ci dà un po'. Vabbè, sto scherzando. Allora, no, tu guardi questa, gli dai un'interpretazione, no? Dici, ok, c'è un tempo da aspettare, perché tanto il destino per noi serve qualcosa, e quindi tu puoi raccontarci, cioè puoi cercare di capire, ma tanto il destino ha già deciso delle cose, fine. Questa è un po' l'interpretazione. Bene, a cosa ti è servito? Niente. Cioè, nel senso, sì, ok, ho interpretato questa cosa, se sto lavorando con un'altra persona serve a fargli capire delle cose, per me ho acquisito dei dati, ma la realtà dei fatti è che il vero gioco è il fatto che io ho giocato. E il pescato. Sì. E vi do tutta una serie di letture. Fatele così come le ho. Fate anche le più complicate. Non importa se non capite niente. La 32 potreste capirla. È quella che faccio a inizio mese, no? Qualcuno dirà, cos'è che fa a inizio mese? Sul sito sul canale YouTube della scuola Simbolc. Lì facciamo delle interattive, io e Elisa, e tra un po' ci saranno anche altre persone. Le interattive sono delle letture, intanto sono letture che un po' direzionano sempre, no? E poi vedete anche un po' come, anche per chi studia queste cose, magari guardate e voi dite come fa a dire quella roba lì, non è sicuro che è così. C'è la lettura a inizio mese, le energie del mese, che è fatta con le 32 carte. Vi renderete conto che insomma è una letturina abbastanza complessa. Ma prima fatevi le altre, fate anche quella. Non capite niente, non importa. Intanto stendete le carte e le mettete così. E dentro vi entra la complessità. Adesso facciamo le 4 posizioni, le 4 stanze, con dentro 2 energie per stanza e 1 energia centrale.